Ed eccoci, eccoci a Metropolis Calcio insieme a Fabio Santini. Buongiorno, buon pomeriggio. Buongiorno, buongiorno Stefania, buongiorno a tutti gli amici a casa. Mi raccomando, mangiate con parsimonia tanta frutta e verdura. Ecco, frutta e verdura, vedi, bravo, fai bene a ricordarlo. No, dicevo, siamo soli oggi. Parleremo vabbè, e ci dai, darai ma però di quelle non siamo mai soli visto che abbiamo un pubblico appassionato e che partecipa. Anzi, oggi più che mai speriamo, chiamateci, il numero lo vedete in sovraimpressione, per commentare insieme a noi il calcio. Partiamo da ormai una sfida scudetto, diciamo così, Inter-Juve, anche se il Milan non è da sottovalutare, e insomma una sfida che sta esaltando proprio il campionato. Quindi diteci la vostra, fate come De Laurentiis che ha parlato e tra poco vedremo anche come lui è senza filtri. Fate non troppi senza filtri, ma più o meno. Telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Stefania. Sì. Io ho quasi 83 anni, come ti vedi sei bellissima, sei poeta come mia figlia. Oh, e io quando ti vedo sto bene. Bene. Sei una brava ragazza. Speriamo. Complimenti. Speriamo. Questo è che voglio dire io. Adesso io sono milanista. Come si fa che il signor Pioli, chiamiamolo così, ha mandato via De Ketler che non l'ha saputo inserire, ma ha mandato via Cananoglu all'Inter, guarda come gioca, è un campione. Ma che allenatore è questo? Questo deve fare solo una cosa, se ne devi andare. Non lo voglio più vedere. Ma chi vorresti al posto di Pioli? Un giocatore di quella maniera lì. Brava. Martina l'ha pagato 35 milioni e gli ha dato l'Atalanta. Fra due anni sì. Questo qui non vale più 35, ma ne vale 80. Capito? Capito, grazie. Prego, buongiorno. Un saluto. Allora. Sì, la domanda è chi potrebbe arrivare al posto di Pioli, Fabio? Allora, attenzione, no, intanto dobbiamo mettere i puntini sulle i. Allora, De Ketler è stata una scelta, sì, promossa da Pioli sicuramente, una scelta che è venuta esplosa dopo il licenziamento di Paolo Maldini, che invece avrebbe voluto tenere e gestire questo talento che tale è. Su Çalhanoğlu lì ci fu la resa dei conti da parte proprio della società, che disse non possiamo ottemperare alle richieste di stipendio che Çalhanoğlu ci ha inoltrato, e quindi se n'è andato a parametro zero. È stato un errore gravissimo, perché oggi Çalhanoğlu è diventato il miglior regista del campionato italiano, uno dei migliori se non il migliore in Europa, però è anche vero che allora si andò a muso contro muso e tutti applaudirono l'opera del Milan, perché dissero bene, è la prima società che non sta a ricatto del procuratore di un giocatore. Però poi abbiamo visto com'è andata. Chi al posto di Pioli? Ma sai, si fanno tanti nomi. Io ribadisco il concetto. Quello in pol rimane Thiago Motta. Poi, come dire, gli spifferi del corridoio del calciomercato parlano anche di Antonio Conte. Ma è tutto da verificare. Tutto da verificare. Allora, De Ketler deve essere il nuovo fenomeno capace di fare il salto di qualità al Milan fin da subito. E, insomma, continua a infiammare l'ambiente questo nome, perché appena viene citato Fabio sì. Poi arrivano un sacco di messaggi. E poi ne parleremo perché torneremo ovviamente sull'argomento poi nel corso della puntata. Leggo anche un messaggio sull'Inter, anche se l'Inter ha ancora il recupero con l'Atalanta, con tutti i punti che ci sono ancora a disposizione, che può ancora succedere di tutto. L'Inter comunque va detto che è molto forte, scrivono da casa, cioè ci vanno un po' con i piedi di piombo, Fabio. Sono d'accordo, perché non dimentichiamo che l'Inter ha la handicap, lo chiamiamo così, della Coppa dei Campioni, della Champions, che porta via tante come dire, energie mentali, non tante... so energie mentali, forze psicologiche oltre che forze atletiche, cosa che invece non ha, impegno che non ha la Juventus, impegno che ha il Milan, l'Europa League, ed è un traguardo che il Milan vuole raggiungere proprio per non considerare del tutto fallimentare questa stagione. Quindi anche secondo me può ancora succedere di tutto, e parliamoci chiaro,
tutti quelli che scrivono che l'Inter è potenzialmente a 7 punti, ma l'hanno vista giocare l'Atalanta recentemente? Guardate che fa spavento a tutti, veramente. Telefonata, pronto? Pronto. Buongiorno, chi parla? Buongiorno, sono Luigi da Brescia. Bentrovato. Non togli di Stefania subito la parola, perché ieri ha parlato 10 secondi. Posso dire qualche cosa per dire dell'Inter? Sì, ma ieri non sentivamo più niente. Ci sono tutti i giornalisti che hanno pagato i giocatori tutti a parametro zero. Pavan 35 milioni, Frattesi 30 milioni, Sanchez 7 milioni. Cioè, quelli lì sono a parametro zero. Poi vorrei dire una cosa. Digli al tuo collega che cambia mestiere di non fare giornalista, di fare il tifoso, quello pelato piccolino. No, di ma scusi, non credo che sia giusto venire a casa di altri, soprattutto da un professionista, di questa cosa, non, perché l'opinione calcistica non è la stessa. Penso che ci sia il rispetto alla base di tutte le conversazioni belle sportive che possiamo fare. Fabio, sul parametro zero invece? Sì, se mi puoi sintetizzare, ho sentito che ha detto di al collega di cambiare mestiere, ma prima non ho sentito bene. Allora, tanta roba Pavard, dicono, sì, perché era stato pagato, sì. Parlando delle cifre, sì, devo dire Luigi che sì, la prendi Pavard sempre un po' lunga, tra l'altro, e faccio fatica anch'io a capire le tue domande. Se puoi andare più nello specifico, ascolta, sicuramente è utile. Stefania, uno che si presenta dicendo quello che ha detto non meriterebbe neanche una risposta. Però noi siamo cortesi e rispondiamo e diciamo che Pavard non è arrivato a parametro zero, è costato anche un bel sì, po' sì, di no, soldi. Lui diceva questo. Ecco, cioè, e d'altronde si vede, è un giocatore di assoluta qualità, di assoluto rendimento, quindi diciamo che è stato pagato il giusto. Ecco, ci sono giocatori peggiori di Pavard che vengono pagati anche di più. Sui parametri zero, presi dall'Inter, che oggi valgono tantissimo, vedi per esempio Çalhanoğlu, per esempio, e tanto per fare l'esempio più macroscopico. Qui diamo atto al signor Inzaghi di essere stato molto bravo a valorizzare queste risorse, questi giocatori. Quindi è un plauso che io gli faccio, io che sono sempre molto critico nei confronti di Simone Inzaghi, ma in questo caso davvero merita tutto il plauso possibile. Senti, ha fatto una dichiarazione, visto che stiamo parlando dell'Inter, uno dei più anziani, e tu direi, ma chi è Bastoni, che ha detto che si è autodetto di essere uno dei più anziani, ma anche ha fatto una dichiarazione durante il Frog Talks, che Frog è rana, quindi è il podcast di Ranocchia, no? Che è stato il suo ex compagno di reparto nerazzurra, e ha detto che ha fatto le guerre per andare via nell'anno, e poi è stato Conte a tenerlo, e lui dice avevano preso Godin, Skriniar eccetera, io avevo fatto 25 partite a Parma, un buon campionato, e lui ha insistito, e ogni tanto ne parlano di questo, e dice Inzaghi ha trovato un gruppo di ragazzi perfetti, ragioniamo da squadra, non c'è quello che dice no, non gioco e faccio casino, invece siamo tutti mentalizzati per far bene. Secondo te è un po' questo il segreto di questa Inter, cioè il fatto che non ci sia il grande divo, ma che sia diventata una squadra nel vero senso della parola? È esattamente questo il segreto di questa Inter, l'aver creato in nome di una consapevolezza di centrare la vittoria un gruppo amalgamato, un gruppo omogeneo, tanto che chi viene escluso non fa nessuna polemica, non dice assolutamente niente. Ma i traguardi da questo punto di vista, Stefania, sono ancora tanti, per esempio ci vuole una definitiva affermazione di Frattesi. Dobbiamo vedere alla prova Buchanan, che ancora non si è visto ed è più di 5 settimane che ormai è all'Inter. Quindi stiamo attenti a vedere come sarà l'inserimento di queste ottime risorse, ma che ancora non hanno trovato lo spazio
che in realtà meriterebbero. E a proposito di questo, Stefania, c'è una dichiarazione proprio di Simone Inzaghi, di oggi, credo, sì, oggi o ieri, che dice che a Roma giocherà la stessa squadra che ha battuto la Juventus. I turnover incominceranno con la Salernitana. Quindi dobbiamo rimandare l'ingresso di questi giocatori e anche questa sarà una prova per l'allenatore. E una prova che con questo ingresso il gruppo, l'omogeneità di questo gruppo non venga assolutamente disfatta. Ecco, considerando che poi a febbraio l'Inter scenderà in campo ancora 5 volte, quindi il calendario mette comunque a dura prova anche le risorse, no? E tutto quello che c'è intorno a queste gare importanti che andremo ad affrontare. L'Inter ha le carte in regola per tornare in finale di Champions e anche migliorarsi, scrivono da casa. Può ancora migliorare questa Inter? Migliorare? Allora, questa Inter può migliorare e io l'ho sempre detto. Analizziamo bene la cosa: c'è un fattore, c'è un tallone d'Achille in questa squadra che viene definita perfetta, eccetera, che produce tantissimo gioco e tantissime azioni da rete e segna poco. Per carità, è l'attacco più prolifico del campionato. Ha un grandissimo giocatore come Lautaro Martinez, però rispetto al volume di gioco e di occasioni da gol che crea, paradossalmente i gol sono pochi. Allora, andiamo un attimo in pubblicità, Fabio, poi torniamo dai nostri amici da casa con delle notizie anche di calciomercato, perché so che hai qualche indiscrezione per noi. Eccoci in studio. Allora, Fabio, torno da te perché abbiamo tenuto un po' di suspense per le tue notizie sul calciomercato, che adesso rientrano ancora nel vivo, finito uno avanti l'altro. Ma no, ma non si ferma mai, sai, le grandi operazioni vanno avanti. Quello che viene, diciamo così, celebrato nell'hotel di Milano dove si tengono le ultime ore del calciomercato, in realtà è un parvenu, perché in realtà le grandi operazioni si fanno quando i riflettori sono spenti. Allora, subito dopo Natale, io diedi una notizia di cui avevo avuto il riscontro, cioè che Marotta era stato contattato da John Elkann. Sembra che ci siano stati altri contatti. Noi sappiamo che il volere di Marotta, laddove decidesse di lasciare l'Inter, è quello di magari lasciare il calcio o andare a vestire il ruolo di dirigente all'interno della Federazione Nazionale Gioco Calcio, cioè della nazionale, oppure in politica. Adesso noi stiamo a vedere. Una cosa è certa, ci sono stati, credo, altri due incontri fra John Elkann e Marotta, e non credo che si sia parlato di automobiline o di cose del genere. Chissà, io penso, e l'ho detto dopo Natale, che Marotta aspetti di avere delle garanzie dalla proprietà dell'Inter e che da grande dirigente qual è sia decisamente stufo di dover arrampicarsi sui vetri tutte le volte per poter far quadrare, no, il bilancio, per trovare la quadra della situazione di calciomercato ogni stagione all'Inter. È una pista che continueremo a seguire, così come dicemmo che Mbappé ormai aveva firmato con Real Madrid, chi va al Paris Saint-Germain, a Parigi lo danno per scontato, arriverà Rafa Leao, si parla di un'offerta cash di 100 milioni, sappiamo che la clausola rescissoria è di 175, ma ciò che sappiamo di sicuro è che ormai tutto l'ambiente del Milan ritiene che Rafa Leao possa essere immolato per portare a casa i soldi e ricostruire una squadra. Ecco, noi ovviamente prendiamo atto, poi ti è arrivato qualche messaggio. Pavard è un grandissimo, 35 milioni è stato un vero affare, di sicuro oggi vale il doppio, scrive Rosario, riferito ovviamente a quanto dicevamo appena prima della pausa pubblicitaria, prima delle notizie di calciomercato, e poi ovviamente rientriamo nella sfida tra Inter e Juve, dalla quale dicevamo il Milan non è del tutto Certo. fuori, escluso, ma insomma,
Più che pensare a questo, pare proprio che il clima nerazzurro sia già concentrato per la partita di sabato contro la Roma, nella quale c'è un po' il precedente dell'anno scorso che non era stato idilliaco, perché poi ricordiamo che l'anno scorso aveva segnato Baldanzi, che era un neoacquisto della Roma. Quindi diciamo che Certo. però la squadra comunque di Inzaghi sta vivendo un periodo di forma comunque diverso, no, da quello dell'anno scorso, quindi la stagione è diversa e sabato andrà con la maglia che non so se hai visto, Fabio, è quella Cinese. Sì. del Capodanno cinese, perché poi domenica sarà il Capodanno cinese e quindi la maglietta a tema. C'è una telefonata, Sì, io ho pronto? visto. Ah, poi Pronto, sono tornerò. Monica, buongiorno. Buongiorno. Volevo fare una domanda. Oh. È vero che la Juve pensa a Thiago Motta? Grazie, chiediamo a Santini, la signora Monica chiede se la Guardi, Juve. signora, intanto grazie per la brevità e per averci centrato un focus fondamentale. Eh? Allora, la Juve certo che pensa a Thiago Motta, ma stia attenta, a Thiago Motta ci pensano in tanti. In Italia anche il Milan ci ha pensato anche De Laurentiis, ma il suo procuratore di Thiago Motta ha rispedito al mittente, senza mezzi termini, la possibilità di un'offerta. Mai al Napoli. Ma attenzione perché Thiago Motta ha un obiettivo molto prestigioso, che è il Barcellona. Quindi sì, la Juve se dovesse intavolare un'offerta, una trattativa per Thiago Motta, ha delle concorrenti molto molto difficili da superare. La più difficile ovviamente è Barcellona. Senti, allora ti ho interrotto prima mentre stavi commentando la maglietta del Capodanno cinese dell'Inter. Sì. Io non so se hai visto i geroglifici sulla Gazzetta dello Sì. Sport, il cognome di Barella, il cognome di Bastoni, cioè va bene, per carità. Io mi auguro che però il signor Zhang dia dei segnali in termini di allora cosa fai? La vendi? Hai ottenuto il rifinanziamento? Il 20 maggio è qui, è dietro l'angolo e lì scade la data. In cui egli deve rendere al fondo Oaktree 350 milioni. Li hai trovati? Chi te li ha dati e a quale prezzo? A queste domande deve rispondere un presidente, visto che la sua squadra sta rispondendo sul campo a tutte le domande che lecitamente vengono fatte. Antonio ti scrive, dice: Marotta ha prolungato il contratto fino al 2027, da qui non si muove. Sì, caro signore, io me lo auguro, però non è così. Vediamo cosa succede. Ha prolungato il contratto, è vero, può anche decidere di andarsene lui, e vediamo se accadrà a fine del contratto o se addirittura accadrà già alla fine di questo campionato. Ribadisco, Marotta vuole delle garanzie. Fino a questo momento la proprietà non ha saputo darle. Allora, scrivono da casa, l'Inter non avrà 20 punti di vantaggio come il Napoli l'anno scorso, ma comunque sta viaggiando nella stessa maniera. Sì, viaggia, viaggia bene. Forse Stefani, addirittura l'Inter ha un punto in più rispetto alla stessa giornata del campionato scorso del Napoli. Credo, non vorrei dire Fabio, una stupidaggine, insomma. visto che ci hanno citato in Napoli, non possiamo fingere di non aver visto le parole di De Laurentiis. Io ho aperto qua nel mio Vai, PC vai, vai. la Gazzetta. Allora, il presidente del Napoli ha parlato a tutto campo e ha detto: Spalletti non dovevo dargli via libera, aveva vinto solo in Russia. E diciamo che insomma. Non è sempre abbastanza diretto il presidente De Laurentiis. Mi aspettavo Ma di cosa vincere vuol la dire? Champions, ha detto ci è andata un passo l'Inter che aveva 20 punti in meno di noi, Giuntoli per 8 anni ha nascosto di essere juventino e con Luciano un errore di riconoscenza. Insomma, direi che potremmo parlarne per 3 puntate solo di questo. Sì, beh, in parte mea culpa, mea maxima culpa la fa, no? Beh, si è accorto che è stato un disastro far arrivare prima Garcia, adesso Mazzari, anche se Mazzari sta incominciando a entrare in sintonia con la squadra, ha sempre bisogno di tempo Mazzari, è un diesel, però bisogna lasciarlo lavorare.
È lui il problema, il suo carattere, sto parlando di De Laurentiis, il suo essere fumantino, vulcanico, incapace di avere un allenatore la cui figura, il cui profilo possa offuscare il suo. Allora, questo è il motivo per cui ha lasciato andare Spalletti. Allora, scrive Aurelio, il Cavalier De Laurentiis è il migliore presidente possibile per il Napoli. Beh, lui ha risposto a delle domande che gli hanno fatto, dice Francesca. Beh, i messaggi sono tanti, ma c'è il primo, una telefonata, pronto? De Laurentiis, buongiorno, sono Michele. Buongiorno. De Laurentiis è Mr. Crocodile Campano. Lui ne ha già fatte parecchie di queste cose. Lacrime di coccodrillo ne ha da buttare via, si vede. Dovrebbe stare un po' più attento, sì, morsicarsi forse la lingua 10 volte prima di dire le cose. Quello è quello che penso io di De Laurentiis. L'altra cosa invece che vorrei sapere da Santini, vero lei si chiama? Sì, Santini. Mourinho, sì. Che fine fa? Perché per me Mourinho è una persona intelligente e sa che i soldi sono tutti nella vita e di sicuro non andrà a finire nella rabbia, l'ama a contare i cammelli, però sa dov'è la vita bella e la vita bella è in Italia. Facci la domanda, Michele, anche perché fa questo signore? Buongiorno. Buongiorno. No, anche perché vi ricordiamo che facciamo soltanto un intervento a trasmissione di Metropolis dalle 12.30. Cosa ha detto? Sì. Chi è intelligente? Allora, volevo leggerti anche un messaggio. Con Spalletti potevi aprire un ciclo De Laurentiis e poi non se ne sentiva proprio la necessità, dice invece Salvatore, di un ennesimo soliloquio su Spalletti. Beh, insomma, Spalletti De Laurentiis. E anche, guarda, esce in un momento poco propizio, perché, come stavo dicendo, Mazzarri sta entrando in sintonia con la squadra, con il Napoli, con il gioco, e questo va lì a parlare ancora di Spalletti? Cioè, è veramente è pazzesco quest'uomo. Non ha freni inibitori, quello che ha dentro lo butta fuori, non è capace di una strategia, e questo è un paradosso, di una strategia di comunicazione che faccia del bene alla sua squadra. Ecco, leggiamo ancora un messaggio su questo, poi ritorniamo un attimo su l'Inter, la conferenza, perché ha parlato anche in conferenza, quindi Luca fa riferimento a questo, ha confermato ancora una volta tutti gli errori che ha commesso e il mea culpa è troppo tardi, adesso servono i fatti, non più solo chiacchiere, lui è un uomo di comunicazione, per il resto però fa tanti errori. Sì. Sì, lui non è un uomo di comunicazione, è un uomo di cinema. Mm. Sì, cinema è anche. Dici che fa un po' il cinema? Lui fa sempre il cinema. Fa sempre il cinema. Detto questo, ha anche meriti incredibili quest'uomo. Non dimentichiamo sempre che ha portato il Napoli dalla C a vincere uno scudetto con un allenatore che ha pensato bene di mandar via perché tutti davano per scontato che il merito fosse solo di Spalletti. Allora, volevano sapere da casa se Handanovic sta cercando davvero nuovi. Handanovic, come scrive la Gazzetta dello Sport, Andrea da Sesto. Cioè sì, guarda, Handanovic sta facendo, mi risulta, un lavoro di, chiamiamolo, consulenza nei confronti dell'Inter. Sì, sta girando, sta vedendo possibili nuovi talenti fra i pali. Però attenzione, perché Handanovic in quel ruolo piace molto anche ad altre squadre, per esempio la Roma. Però insomma è molto legato all'Inter e sta lavorando in quel senso. Allora, io dico che per la Champions League c'è anche l'Inter. Fantini cosa dice? Sono d'accordo, sarà difficile ripetersi. Non dimentichiamo che l'Inter ha questo obiettivo dichiarato della seconda stella e qui bisognerà vedere se funzionerà tutto come deve, soprattutto dal punto di vista dei turnover, che l'Inter ha 2 squadre e bisogna vedere se una porterà a casa la Champions e l'altra il campionato.
quella che deve portare a casa la Champions farebbe soltanto un piccolo miglioramento rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso l'Inter giocò una finale strepitosa, ma perse e anche per degli errori di formazione del signor Inzaghi. Ecco, diciamo che l'Inter è stata finalista un po' a sorpresa l'anno scorso, invece quest'anno, adesso agli ottavi che ricominceranno tra poco, avrà insomma una sfida ostica perché lo scontro con l'Atletico Madrid Pessima. è durissimo, però appunto gli obiettivi sono La tanti. peggiore. Torniamo da voi dai vostri messaggi e telefonate dopo la pubblicità, tra poco. Grazie per l'attesa, eccoci in studio, ritorniamo da voi dalle vostre telefonate, pronto? Pronto Stefania, buongiorno a te, il tuo ospite. Buongiorno, chi parla? Buongiorno. Rosario Interista. Bentrovato. Niente, io non sono uno stimatore di De Laurentiis, però lo ammiro. È la vecchia scuola del calcio, dove il presidente di una squadra soffre per il calcio alla Moratti, come faceva Berlusconi, come facevano i grandi presidenti, Non è gli sbagliato. Agnelli, che amavano il calcio e spendevano per il calcio, magari si rovinavano pure per il calcio, ma era quello il calcio. Adesso ci sono tutti questi fondi di bottiglia che non si sa da dove arrivano, cosa fanno, chi c'è dietro a questa gente qui. E non si sa, le squadre vivono in un'incertezza, magari finanziaria, dove non. Cosa ne pensate voi? Grazie, ciao Rosario. Cosa ne pensi, Fabio? Ha ragione, ha perfettamente ragione. Il fatto di essere un presidente un po' all'antica, che fa anche tanti errori, come abbiamo sottolineato, ma non dimentichiamolo di fare il bene anche di questa società dal punto di vista amministrativo. Pensa che Napoli ha il budget inattivo, cosa rarissima per le società di Serie A, e poi una grande società come il Napoli. Rappresenta forse l'ultimo romantico del calcio. È un po' esagerato, un po' troppo invadente, un po' troppo dispersivo anche nelle sue dichiarazioni. Come dicevo prima, non trova mai il momento giusto per dire delle cose. Ciò non toglie che da un certo punto di vista averne così. Non ci sono più questi Ma a presidenti volte un bel tacer che. non fu mai scritto, no? Nel senso. Ecco, stavo finendo dicendo, se fosse inquadra anche nelle dichiarazioni sarebbe il presidente perfetto. A meno che, come dicono a volte anche i politici, non lo faccia per distrarre l'attenzione e toglierla da altre No, cose, però, insomma. ma no, Stefania, adesso il Napoli dopo il cambio sciagurato in corsa, il secondo cambio sciagurato, il primo da Spalletti a Garcia, il secondo da Garcia a Mazzarri. Questo Napoli sta incominciando a funzionare e tu tiri fuori queste cose. Caspita. È una zappata sui piedi per Questo è. parlare con proverbi oggi. Sì. Pronto? Pronto, buongiorno, buon pomeriggio, chi parla? Sento respirare ma non parlare. Niente, ci richiamerà. Io ho buttato giù, ma non me ne vogliate, non sentivo veramente nulla. Ritornando a noi, al nostro titolo, si parla anche di Milan, Fabio, e di questa girandola di nomi per il Oh. dopo Pioli. Perché comunque, intanto la domanda se Pioli resterà non è ancora del tutto, non ha avuto una risposta per il momento. E poi se chi eventualmente prenderà il suo posto. Allora, in Paul c'è Thiago Motta come in Paul per tante società. Forse è l'allenatore insieme con Gilardino che sta lavorando tra i migliori. Gilardino e anche Simone Inzaghi tra i migliori in questo campionato. E quindi è chiaro che hai visto, ma ribadisco, Motta ha il sogno di andare al Barcellona. Vediamo se lo realizzerà. Però è uno dei nomi possibili. Punto secondo, Sì. c'è una pagina intera sulla Gazzetta con le dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic, che fa capire chiaro e tondo che non è detto che Pioli se ne andrà. Quindi, però, è anche vero che Zlatan sta perorando la candidatura di Antonio Conte. E basta ri rispondere con un minimo di logica: bisogna che il Milan trovi i soldi. E per trovare i soldi vorrebbe dire che o viene venduto o il signor Cardinale trova un socio
di capitale che entra e gli dà i quattrini per ricostruire la squadra che Conte vorrebbe, più i soldi che Conte vorrebbe. E certo, visto che hai citato Ibrahimovic, c'è stato un siparietto ieri a Sanremo, è andato a sorpresa sempre, sì, col suo tono. Lui ormai è veramente un'istituzione, è anche simpatico, diciamo, ai non milanisti. È uno showman, è stato anche molto bravo, secondo me, a di fatto recitare quelle che erano delle battute che sembravano proprio un po' un botta e risposta anche spontaneo. Gli ha detto ad Amadeus: io 42 anni e tu ho smesso, e tu quanti ne hai? E poi si sono un po' punzecchiati sul fatto del posto davanti, anche se il Milan non è davanti, insomma, è stato anche divertente. Sì, certo. Ma io direi di sì, io non ho guardato granché il festival, non per pruderia, anzi ne ho seguiti 28 per lavoro, quindi. Ma mi piace molto Ibra in questo ruolo, perché è molto intelligente, è un uomo molto intelligente, e quindi è ironico la battuta propria. Era un po' lì che volevo arrivare, nel senso, vedendolo anche fuori dal campo, ne capisci l'intelligenza e capisci che a volte anche delle dichiarazioni poi relative al gioco, al calcio e al campo, nonché in questo caso a Pioli, possono anche essere furbe e intelligenti quanto lui si è dimostrato, quindi è ovvio che in questo momento non va a dire... Sì. Visto il ruolo che ricopre, che cercheranno un altro. Questo è fuori discussione. E vedi, e qui già ti dà l'idea, ecco, per esempio, della misura del dirigente giusto, che è consapevole di rappresentare una delle tre grandi società del calcio italiano. Però, insomma, in queste dichiarazioni che ha rilasciato la Gazzetta, viene fuori, io ribadisco il concetto, che il Milan non ha del tutto deciso di esonerare Pioli. Come potrebbe farlo se Pioli porta a casa l'Europa League? Questa è una bella domanda che noi facciamo. Io giro anche ai nostri telespettatori, ovviamente. Allora, nel mentre ci scrivono da casa e ci dicono: ho seguito Ibrahimovic, ero già innamorata di lui, la sono ancora di più, Alessia da Cernusco. Vabbè, abbiamo anche scoperto gli amori, ecco. Poi Ibra è sempre un personaggio, ovviamente, che tra ironia e altro fa molto discutere. Per quanto riguarda il Milan, hai altre indiscrezioni di mercato? Ci chiedono. Sì, ho indiscrezioni di mercato, cioè bisogna capire, il Milan ha bisogno di un centrale difensivo e vediamo se riuscirà a portare in porto il centrale che più viene seguito, che più viene bramato, che è Kivior dell'Arsenal. Bisognerà anche vedere chi uscirà, ma per fare questo, Stefania, bisogna capire chi sarà l'allenatore del prossimo campionato. Perché è evidente che se arriva il signor Conte, nulla può fare escludere che venga preso come centravanti Lukaku, e sarebbe veramente clamoroso. Ma sappiamo che è un pallino di Antonio Conte. Ma se invece arrivasse un altro allenatore, quale potrebbe essere il suo disegno tecnico? Se arrivasse Thiago Motta, lo sappiamo, è Zirkzee, perché tanto Leao se ne va, e Calafiori come difensore. Quindi già qui abbiamo, diciamo, un focus, ma non ci sentiamo, come fanno molti altri, di dire che questa è una cosa già avvenuta, già stabilita. Ecco, poi ricordiamo anche, visto che ci chiedono di Giroud, Morabito, che ha detto che le nozze si fanno in due, questo è l'intermediario rispetto a questa colonna del Milan di Pioli, che però ha ancora un futuro rosso-nero tutto da scrivere, no? Che cosa metteranno nel rosso-bianco? Molto semplice, Stefania, è molto semplice. Giroud sa che ha un'età per cui, nella logica, la società rossonera gli abbasserà lo stipendio, no? Che percepisce adesso. E lui vorrebbe un biennale, ma Milan gliene fa di un anno a un paio di milioni in meno rispetto a quelli che prende adesso. Sa di avere delle proposte che sono lì in fieri,
nel momento in cui dovesse appunto fare dichiarazioni del genere il suo procuratore, bisogna essere in due. È chiaro un avvertimento a società, soprattutto straniere, che sono pronte invece a sottoscrivere un contratto biennale per questo giocatore che è fortissimo. Scrive Luigi, io mi sono esaltato a vedere come potrebbe essere l'11 di Thiago Motta, ecco, lui vedrebbe l'attuale tecnico del Bologna in panchina sull'idea di questa girandola di nomi e dice mi sono esaltato con quell'11. Beh, poi insomma lì è proprio un po' avanti, come dire. Ma sì, Stefania, il bello del calciomercato è il sogno del tifoso, no? Si dice che viene Thiago Motta, allora si fanno i riquadri con dentro gli 11 che vorrebbe Thiago Motta. Ma dal dire a fare c'è davvero di mezzo al mare, eh? Bisogna stabilire tantissime cose. Sicuramente c'è una grossa riflessione all'interno del Milan sulla figura dell'allenatore. E attenzione! Perché oltre a eventuale conferma di Pioli, poi Thiago Motta oppure Antonio Conte, attenzione perché c'è un altro allenatore che non dispiace al Milan e che è in uscita dall'attuale squadra, ed è Maurizio Sarri, che sicuramente lascerà la Lazio e al Milan piace molto. Se ne parla poco, ma attenzione perché c'è anche questa ipotesi. Ecco, a proposito di questo, poi da casa adesso non abbiamo molto tempo di approfondire l'argomento, io avevo anche dei dati qui con me, però si dicono preoccupati, in realtà Dario scrive: io sono preoccupato per i guadagni che non ci sono del Milan nella Champions League perché ha mancato il mondiale per club, ho letto dei numeri, sì effettivamente sono tanti, ad alcuni fa un po' rimpiangere anche il mondiale per club. Sicuramente sì. Questo è un veramente un come si dice, un male pazzesco delle nostre società. Cardinale, caro tifoso del Milan, sta cercando denaro, potrebbe vendere se arrivasse l'offerta giusta, ci sta pensando, e non da adesso, già da novembre, i primi di dicembre, sta cercando un eventuale socio, insomma. C'è bisogno di quattrini. Io credo che alla fine qualcosa succederà da questo punto di vista. Sono propenso a pensare che il Cardinale troverà un socio di capitale che entrerà e che la figura di Ibra rimarrà. Magari cambia tutto. Allora Fabio, avremo modo di riparlarne sicuramente insieme. Ti devo salutare. Grazie per essere stato con noi Metropolis Calcio. Ciao, a domani, ai prossimi giorni. Stefania, grazie anche a tutti, a tutti voi. Gli amici che hanno chiamato. Ciao. Ciao, ciao.